Sabe, le andai ma la sa sta lettera, come vuoi da fare? Bisognerebbe piegarla. No, aspetta, prima di piegarla che demo una bella stiradina, va. Ecco fatto, poi metto una mande sura, una mande sotto, una in parte e l'altra in calisela, ecco qua la letterella. Ma adesso bisognerà vescerarla, ma se sapessi come fa... Oh, aspetta, non mi ricordo, mia sorella nonna che lascerava le lettere col pomo a stegà. Me vuoi provare perché devo aver giusto confiantin de pam, dove giro? Ah, vero qua, guarda, all'avere un cartapulito, sai perché quando che di notte si dorme sotto i ponti, direi quelle pantegane longhe longhe, sa, quelle panteganasce da Rio, che te rosega sempre tutto, e me lo regava sempre il mio pam. Allora mi do un cartapulito perché non me lo regasse il pam, e infatti me lo regava sempre una scarpetta, un amico detto, guarda che bravo, invece a... Averlo qua! Mastichiamo un po' così in piccoletto. Alenta su! Ma bisognava masticare con un altro boccone. A fermo a piangere non restiamo senza pane e senza bollo qua. Alenta su anche a questo! E l'inutile alla natura repugna. Era me per fare le cose. Aspetta di avere giusto un quantin di spaghetto, dove c'è? Ah, velo cara, a che demo una bella legatina, sai? Perché mi sto maghetto, se non fianti deboli, ti usare tira su tutto, mi chiedo. Una, la mia, allora, ho capito, no, fiume, beh, una legatina, capa me da fa, no, che bella boladina che sei venuta. Ah, sei venuta proprio ben, c'è. Ecco fatto, mettiamo via lo spaghetto lì. Ah, ma adesso bisogna avere alguna timbradina, se non ho la valore, sabe. Aspetta che devo una bella timbradina di cosetta, vada. No, a che la demo dei piedi, non neanche a che la demo di testa. No, fermo cosetta, vada. Una, due, e settena. Ecco fatto. Oh. Dove la giornata? Ah, sorry, adesso tu che hai visto la lettera. Ma questa che ho pinato, lo volavo, che sarà? E non la che... È dietro! Dietro? Ma la che è dietro, sa? Ma dietro di qua? Ma non è neanche dietro di qua! Hai detto di qua o dietro di là? Dietro! Dietro di... Ah, sul di dietro! Ah, grazie, signora, grazie! Ma non mi ricordavo più del fucking... A camerata me ne mattito le sue bolle! Senta! Dove l'avevo da portare? La dritto in quella locanda! E chi pagherà? Adesso venirà! E questo mio baule? Sì, gelù! Portatelo nella mia camera! Qual è la sua camera? Domandatelo al cameriere! Siamo d'accordo! 30 soldi! Andate che vi pagherò! La fosse presa! E non mi seccate! Adesso vi butto il baule! Che gran persone gentili che ne ti fa chini. Sei stato alla posta? Aspetta. Lettere ve ne sono? Anche ce n'era una per Ciaciorella. Bene, dov'è? Vela qua. Ah no, quella qua. Oh! Oh! Questa lettera è stata aperta. Aperta non più. Aperta e sigillata ora. Col a me non sapeva come te. Ah, non lo sapresti, Riccone indegno. Chi ha aperto questa lettera? Ah, non chi ha aperto questa lettera? Voglio saperlo, dillo subito. Valerio! Che non pensavi di mettere quello tanto la porta che non legge a mio amico Poglaccio in palazzo. Non legge a mio coperto la tua domanda. Ma non, per carità. Allande, allande, Va bene. Se la cosa fosse così non vi sarebbe male. Alle cucina puoi fiori. L'hai letta questa lettera? No. Sai che cosa contiene? Ale ha un carattere che non conosco. L'ha veduta nessuno? No. Vada bene, eh? Non vorrei che costui mi ingannasse. Anche a questa le tacconava. Illustrissima padrona, la di lei partenza da questa città ci ha dato motivo per non... Il signor Florindo. Mm.
Ma se tocca anche a questo, sì. E il suo umilissimo, fedelissimo servitore. Tonin della Loira. Tonin della Loira. Tonin è un servitore fedele. Io ho dell'obbligazione. Oh, su! Io vado per un interesse poco lontano. Tu vai nella locanda, apri il mio baule, eccoti la chiave e da un poco d'aria ai miei vestiti. Sì, vabbè, ma Lala. E quando torno si pranzerà. Oh! Quando che torna? Agotto quattroni non riesco a casa tu neanche un bocco. Ah, ma è andata benché non lo poteva andare meglio. Ah, sono un uomo di garba, mi stimo 100 scudi di più di quel che mi stimava prima. Mare vengo qua! E il tuo tamburo! Ma che guarda che schifo! Ah, se puoi continuare! Va bene, va bene! Ma sei tutto colpa sua, va! Bene! Ah! Dicevi che cosa parlo di casa! Ma non dice! Ah! Sono dove che sia! Bianca! Nella casa di Stani che denaro di sì. Ma allora c'è per lei che c'è forse concertato Gatti, non posso fermarmi perché cosa fare? Clarice! Clarice! Clarice, la senta, l'ascolta! Sa, vuole andare ma neanche di tacquali vedo patron groda da mi sta voce. Ebbene, hai tu ritrovato Pasquale? Ah, c'è un nuovo trovato Pasquale. Ma trova uno che mi ha dato una borsa con 100 ducati! 100 ducati! 100 ducati per farne che? A dici la verità, suo patrono, aspettò di venire da nessuna banda. Boh. Ho presentato una lettera ad un mercante. Ma dunque arriva, tenisci la sorte. E cosa ha detto chi te li ha dati? E mi ha detto datteli al vostro patrone. E dunque sono miei senz'altro, non sono sì. Io il tuo padrone, sì, che sì, dubbio sì. C'è? Ah, non sa niente di quell'altro mio patrone. Non sai chi te li abbia dati? Ah, è una faccia che ne fa, riconosco, ma non le voglio. Sarà un mercante a cui sono raccomandato. E sarà un senz'altro. Ricordati di Pasquale. Ma dopo magnasso. E andiamo dunque a sollecitare il pranzo. Oh, Beatrice. Andiamo pur, manco mal che stavolta non lo fa là. La borsa me lo dava, chi la doveva avere? Oh, Beatrice! Altra camera.